c'è qualche punto da approfondire, l'ha ammesso lo stesso assessore. E il fatto che le competenze siano completamente statali, cioè dei ministeri, non esime la regione per mezzo di uno strumento importante come la commissione salvaguardia di porre le proprie osservazioni. Il fatto è che questo passaggio manca completamente. Quindi io credo che, tra l'altro, il Ministero recentemente, appunto il 27 di febbraio, cioè dopo che era stata depositata anche la mozione, in merito alla obiezione sulla mancata convocazione della Commissione Salvaguardia in seno alla conferenza di servizi, quella decisoria, risponde dicendo: guardate che noi abbiamo acquisito l'intesa regionale con la delibera 660 del 28 aprile 2015 e per noi tale intesa dice espressamente tiene luogo di tutte le competenze in capo ad organi della stessa regione, non esclusa quella di codesta commissione, cioè salvaguardia. Quindi significa che se non è stata convocata la commissione, sottoposta alla commissione l'argomento e la commissione in capo alla regione, questo passaggio, questa responsabilità resta in capo alla regione. Non solo, ma quando è stata fatta la delibera 660, questi aspetti si conoscevano e quindi io credo che la vicenda vada assolutamente chiarita. Quindi accolgo l'invito della collega Baldini e anche dell'assessore a dire è giusto chiarire, il presidente Zaia, abbiamo fornito della documentazione, mi fa piacere anche leggerla e capire cosa sia successo. Quindi io chiederei, appunto, e sono d'accordo, ai sensi dell'articolo 128 del regolamento, se non ricordo il dettaglio, il rinvio in commissione di questa mozione per approfondirne i contenuti, acquisire appunto tutta la documentazione, anche questa ultima citata dall'assessore Marcato, e a vantaggio della competenza e conoscenza anche di tutta l'Aula. Quindi accolgo questa richiesta di rinvio in commissione del testo della mozione che poi, come prevede il regolamento, ha bisogno di un tempo. Io chiederei che il tempo siano 30-60 giorni, adesso non so, sentiamo il presidente della seconda commissione Cazzavara cosa dice, se possono essere 60 giorni, un tempo congruo entro il quale esaminare il contenuto e per poi tornare con un nuovo documento in aula per una nuova approvazione.